Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, o meglio in questa mini serie di video. Infatti per questo e i prossimi due video concentreremo la nostra attenzione su una delle più importanti saghe vichinghe che ci sono arrivate ad oggi. Oggi parleremo infatti della Ervarar Saga Ok Eidrex, ovvero la saga di Ervor e del re Eidrek. Meglio conosciuta, visto che la vera protagonista di questa storia è la spada maledetta che dà il nome a questa storia, come la saga di Tyrfing, una spada assetata di sangue e che ci sta aspettando da un po' troppo tempo. Quindi bando alle ciance e diamo da mangiare a questa spada maledetta. Sigla. Prima di cominciare vi ricordo che ho scritto un libro, Il Destino di Loki, primo capitolo del Giro del Crepuscolo, trovate il link in descrizione per recuperarlo su Amazon sia in formato cartaceo che in formato digitale. E a questo proposito vi ricordo che la copertina è stata offerta dal buon Gabriele Mazzarella in arte Mazzart, che ha illustrato la copertina e ha illustrato questa bellissima immagine che ritrae Tyrfing, questa spada maledetta di cui andremo a parlare per i prossimi tre video praticamente. Vi lascio il link per il suo profilo, in realtà c'è sempre il link per il suo profilo Instagram in descrizione, dateci un'occhiata e ringraziatelo da parte mia per questo bellissimo regalo. Trovate tutti quanti i link utili, Patreon, PayPal per donare qualcosa al canale. Andiamo avanti, spediti. Di cosa andremo a parlare oggi? La saga di Ervor, o la saga del re Eidrek, è una famosa saga vichinga che vede la storia più o meno dell'avvicendarsi dei regnanti di Svezia. Nello specifico si parlerebbe di un conflitto fra svedesi, goti in questo caso, e unni del IV secolo d.C. Sono ovviamente imparentati con gli dei, perché la casta regnante in Svezia era imparentata con Freyr e alcuni protagonisti di questa storia sono imparentati con Odino, e vedremo. Però sostanzialmente il fulcro centrale magico di questa storia è la spada maledetta Tyrfing, forgiata da alcuni nani. È una saga molto conosciuta, molto famosa, ci è arrivata in tre edizioni diverse, le redazioni R, H e U, che sono più o meno uguali fra di loro, ma alcune mancano di alcuni pezzi che ci sono presenti in altre redazioni, altre differiscono per alcuni particolari o per alcuni nomi, e che ci raccontano per bene tuttavia tutta la storia di questa strana discendenza, della strana avventura di questa spada. Queste cose, queste storie sono molto interessanti perché Tolkien ci ha scritto un sacco sopra di questo. Nello specifico, le fonti di oggi principali, se volete recuperare la storia sul libro, sono due. Per chi non comprendesse l'inglese o non fosse abbastanza fluente in inglese, vi consiglio il libro delle saghe vichinghe di Mila, lo consiglio ogni volta, sarà il canovaccio più o meno per questo video. È la spiegazione più lineare che potete trovare. Se volete invece una versione, diciamo, completa, ma editata in tempi più o meno recenti, c'è il buon Christopher Tolkien, il figlio del professore, che ha tradotto il testo dall'islandese, se non mi sbaglio, all'inglese. Trovate il PDF su internet, penso sia legale, spero, della sua traduzione, e potete anche recuperare il libro in realtà con il testo inglese e islandese a fronte. Fatta questa piccola introduzione, giusto per indicarvi dove andare a informarvi se non credete a quello che vi sto per dire, perché sarà una guida abbastanza esaustiva, a parte tutte le 14 pagine, gli indovinelli di Odino, mannaggia a lui, partiamo con la storia. E incominciamo dal re Svafarlame. Re Svafarlame era un re abbastanza importante che un giorno ai piedi di una montagna si imbatté in un paio di nani. Il re diceva di essere discendente di Odino, quindi probabilmente suo figlio barra nipote, e incarnando per bene Odino sapeva che schiavizzare i nani per avere delle armi magiche era cosa buona e giusta. I due nani in questione, tanto per cambiare, tanto per dare dei nomi originali a queste due creature, si chiamavano Dvalin e Durin, che sono solo i due nomi più comuni per nani mai esistiti. Sotto minaccia di morte, il re riesce infatti a cogliere di sorpresa i due nani,
Questi due artigiani, questi due fabbri, vengono costretti a fabbricare la più prodigiosa delle spade, secondo la richiesta del re Sfaferlame. E i due nani lo fanno, costruiscono una spada infallibile, incredibilmente potente e magica, di nome Tyrfing. I due consegnano la spada e vengono rilasciati da Sfaferlame, però maledicono l'oggetto, come sono soliti fare i nani. La spada, infatti, secondo la maledizione di questo nano, avrebbe portato sventura a chiunque l'avrebbe posseduta e soprattutto aveva la strana maledizione di non poter essere in alcun modo rinfoderata se non si fosse bagnata del sangue di un uomo. E doveva essere rinfoderata con il sangue di quest'uomo ancora avvolto attorno alla lama, altrimenti il fodero non avrebbe accolto la spada. Questo è un sottinteso per lasciare intendere che la spada, una volta estratta, porta per forza chi la impugna o chi la possiede, poi dipende dalle situazioni, a dover uccidere una persona. Per forza, come se lo possedesse. Anche se non viene mai specificato che la spada ha una vera e propria coscienza. Ma di questo ne parleremo nel video di sabato, ovvero l'armi mitologiche dedicato esclusivamente a Tyrfing. Noi ora andiamo avanti, vi basti pensare che Tyrfing è una spada magica, praticamente invincibile, le cui ferite, anche lievi, possono portare alla morte di una persona, e che però ha questa piccolissima maledizione. Qui c'è la principale differenza fra una versione e l'altra della saga, perché secondo una versione re Sfaferlame incontrerà, o meglio riceverà a corte Arngrim, che si rivelerà essere un guerriero formidabile al suo servizio, fedelissimo, tanto da convincere il re a passargli la spada magica incredibilmente potente Tyrfing e concedergli sua figlia in sposa, decretandolo anche suo erede, cosa che porterà poi Arngrim a diventare il re alla morte di Sfaferlame. Nell'altra versione invece della storia, Arngrim incontra in battaglia Sfaferlame. Nonostante lui abbia la spada magica, riesce con trucchetti e agilità a evitare gli affondi della spada, gli ruba la spada, lo ammazza con la spada e, non contento, gli ruba regno e figlia con cui si sposa. Il risultato alla fine non cambia. Arngrim, questo vichingo valorosissimo e molto forte, anche un pochettino crudele in realtà, diventa il re del regno di Sfaferlame. Cosa succede poi? Giustamente, se trovate una moglie bella, ha un regno ricco, una spada magica, Arngrim ci dà dentro, di brutto, fa 12 figli. Anche qui le versioni differiscono, perché sappiamo di sicuro i nomi di 6 di questi 12 figli, gli altri 6 possiamo pure lasciare da parte, e i nomi cambiano da versione a versione, rimane una costante. Il maggiore dei figli si chiama Argantir, nome che ritroveremo un sacco di volte. Anche perché Argantir, essendo il maggiore, riceve quasi subito dal padre la spada Tyrfing e, utilizzandola, ma scambiandosela anche con gli undici fratelli, andrà in giro per i mari del nord a fare razzie e diventare temutissimo e rispettatissimo. Inoltre, i 12 fratelli, quasi a voler dimostrare ancora il legame che c'era tra questa spada in qualche modo e Odino, pur non essendo discendenti del padre di tutto, erano 12 berserkir, quindi erano 12 guerrieri consacrati a Odino e che del suo sacro furore si ammantavano in battaglia. Erano veramente un terrore in tutti i mari del nord, ma un giorno, nella notte di Yule, come si era soliti fare, come viene anche ripreso nella saga di Artù, anzi questa storia ha tanto di Re Artù in realtà, si scambiarono la coppa di Braghi per bere un sorso di idromele e promettere che nell'anno successivo avrebbero compiuto grandi imprese. Non è Argantir a compiere una grande impresa o a promettere una grande impresa in questo caso, ma il secondo dei figli di Arngrim. Jorvard, questo è il suo nome, infatti si porrà come obiettivo per l'anno successivo di sposare Ingeborg, la bellissima figlia del re di Svezia. Quindi tutti quanti i fratelli, assecondando i desideri di Jorvard, si dirigono in gran forze verso il castello del re di Svezia, la dimora del re di Svezia, convinti che nessuno potrà mai rifiutare la proposta di fidanzamento di 12 guerrieri, tra l'altro così valorosi, e soprattutto di uno di questi che porta la
terribile spada Tyrfing. Ed in effetti è così che va, quando i 12 fratelli si presentano alla corte del re di Svezia con Jorvard che ha sulla cintola Tyrfing, nessuno vuole dire di no alla promessa di matrimonio che questi desiderano, che Jorvard desidera. Eppure nella folla, nella corte, qualcuno si fa avanti. Hjalmar dal grande cuore, compagno di Odd e l'arciere, che sono protagonisti di un'altra saga vichinga, che poi analizzeremo con calma in futuro, si fa avanti. Il ragazzo aveva combattuto per il re di Svezia numerosi anni ed era un suo fedelissimo servitore, ma più di tutto era terribilmente innamorato della bella Ingeborg, che pure ricambiava questo amore. Hjalmar non aveva mai osato farsi avanti perché non pensava di essere degno di sposare la figlia del re, ma ormai era troppo tardi. Lo scontro è inevitabile, quindi i due vinceranno il cuore di questa ragazza scontrandosi, o meglio, Hjalmar e il suo fido amico Odd avrebbero dovuto affrontare in duello, visto che sono stati sfidati dai 12 fratelli, per l'appunto i 12 figli di Amgrim. Si sarebbero dovuti incontrare sull'isola Samso per decretare quello che si vociferava doveva essere un massacro, perché 12 berserkir contro 2 guerrieri era abbastanza scontato come esito. Eppure Argantir era inquieto. Argantir il maggiore, che forse non era così esaltato come gli altri fratelli, e tra l'altro aveva lasciato moglie e una figlia ancora che doveva nascere a casa, aveva ricevuto un sogno nefasto. Argantir infatti aveva sognato che i suoi fratelli sull'isola concordata per il duello avrebbero prima affrontato uno stormo di volatili, poi sottomesso con facilità, ma poi sarebbero stati praticamente decimati da 2 aquile. Argantir dalla prima, che pure sarebbe riuscito a sconfiggere a prezzo della propria vita, tutti gli altri 11 fratelli dalla seconda. Però Jorvard non voleva arrendersi e voleva la mano della principessa Ingeborg, quindi i 12 fratelli presero la loro nave lunga e partirono per l'isola di Samso, dove trovarono la nave dei suoi avversari, gli uomini di Hjalmar, che furono decimati tutti quanti all'istante. Jorvard però si rese conto, pur nel furore del berserker, che non c'era Hjalmar lì in mezzo, perché Hjalmar e Odd si erano nascosti su una montagna per osservare la ferocia degli avversari. Capirono che i 12 berserkir dovevano essere terribilmente forti, al che Odd propose un piano: far affrontare a lui Argantir, che in quel momento impugnava la spada che era di suo padre e quindi era il maggiore, il più importante, il più forte dei fratelli, e lasciare a Hjalmar gli altri 11 figli che sembravano meno pericolosi. Questo perché Odd, protagonista di un'altra saga, era riuscito ad andare fino in Irlanda, dove probabilmente una tuata gli aveva donato una camicia o una maglia magica infrangibile. E sarebbe stata un'ottima soluzione contro la maledetta spada Tyrfing. Ma Hjalmar era troppo onorevole, si sentiva disonesto ad affrontare gli altri fratelli e non la minaccia maggiore per vincere il cuore della sua bella, quindi propose lo scambio. Hjalmar avrebbe affrontato Argantir della sua terribile Tyrfing, invece Odd avrebbe seccato gli altri 11 fratelli. Così fu. Odd, bravissimo arciere, protetto da una cotta di maglia praticamente indistruttibile, secca tutti. Tutti quanti li secca. Il duello invece in singolar tensione fra Argantir e Hjalmar è molto più tosto. Hjalmar è bravissimo, è fortissimo, ma viene ferito 16 volte da Tyrfing. Non ferite particolarmente profonde, ma bastano, perché basta una ferita di Tyrfing per crepare. Lui ne aveva 16 e comunque riesce a uccidere Argantir a prezzo della sua vita. Hjalmar fa un lungo discorso di addio a Odd, gli dirà di salutare suo padre, sua madre, Ingeborg, bla 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 bla, prima di crepare. Odd torna alla corte del re di Svezia, riferisce a Ingeborg che Hjalmar purtroppo è morto. Ingeborg, per il dolore, si ammazza. I 12 fratelli vengono seppelliti sull'isola di Samso in un unico tumulo, insieme alla spada Tyrfing. Quell'isola da quel giorno in poi viene abbandonata perché tutti pensano sia maledetta.
Ma se pensate che la saga della bacchetta di Sambuco possa finire qui, vi sbagliate di grosso, perché Tyrfing ha ancora un erede, o meglio, una erede, Ervor. Figlia di Argantir e sua moglie Svafa, era rimasta a casa la signorina Ervor, adottata da uno Jarl locale. E era una peste, molto più che... era veramente una rompipalle. Metteva zizzane in giro, faceva pugni, era un pochettino birbante, ma a compenso era una straordinaria guerriera, molto più forte della maggior parte dei maschietti del suo villaggio, e quindi era incredibilmente potente come guerriera. A un certo punto, giunta la età necessaria per sapere che lo Jarl non era suo padre, scopre la sua eredità, scopre di essere la nipote di Argrim, la figlia di Argantir, e di essere effettivamente la degna erede di Tyrfing, questa spada sì infallibile ma maledetta. La avvisano, sua madre per prima la avvisa di avere cautela, di non andare a prendere sta spada, di non andare a fare casini. Inutile, Ervor è cocciuta e testarda, prende una nave, convince un equipaggio di poveri cristi che non hanno la benché minima intenzione di andare sull'isola di Samso perché reputano essere maledetta, e va lì. Quando arrivano lì, venti tempestosi, ululati, fuochi fatui ovunque, lei sbarca, i suoi alleati se ne vanno, se la tirano di brutto, e lei rimane da solo su quest'isola terribile. Pur non sapendo né leggere né scrivere, ovvero non avendo nessuna indicazione per raggiungere la tomba dei suoi antenati, in realtà Ervor non ha dubbi di dove si trovi il tumulo, perché uno è un tumulo, due, sulla tomba di suo padre Argantir splende una gigantesca fiamma. Nella tradizione norrena viene chiamata Malmlogi o Vaflogi, ovvero fiamma del tesoro. È una tradizione antica per cui i tesori sepolti vengono indicati dalla presenza di un fuoco fatuo o di una fiamma che arde sul luogo della sepoltura. Qui nell'edizione completa della saga c'è un ennesimo e lunghissimo dialogo che vi salterò. Praticamente Ervor, avvicinandosi alla tomba dei suoi zii e di suo padre, vede i fantasmi dei 12 fratelli e soprattutto parla col fantasma di suo padre Argantir. Lei è una guerriera fortissima, formidabile, è l'emblema delle Shield Maiden coi contro cojones, è l'Agertha di Vikings elevata all'ennesima potenza. Ma il padre l'avverte: la spada non è fatta per te, non è fatta per noi, ci ha portati alla dannazione, maledetta. Se tu la prendi sarai vittima della sua furia. Ervor alla lunga comincia a parlare, dire che lei è abbastanza forte, abbastanza valorosa, la spada è sua eredità e suo diritto. Allora il padre la sfida a entrare nelle fiamme e a recuperare la spada. Ervor, senza alcuna esitazione, entra tra le fiamme, recupera da sottoterra Tyrfing e se la mette al fianco. Riesce a trovare di passaggio una nave che la riporta a casa, e da allora in poi Ervor farà di tutto. Mascherata da uomo, quindi nasconderà il suo essere una donna, diventerà uno dei vichinghi più famosi dell'intero bacino settentrionale, razziando e vincendo ogni battaglia, guidando i suoi compagni con la luce della spada Tyrfing e con la sua terribile maledizione, che però non la colpirà mai negativamente, perché affrontando costantemente mille battaglie hai voglia a uccidere persone e poi rinfoderà sta spada. Col nome di Hervard, questa vichinga valorosissima finirà in Norvegia, dove andrà a servire il re Gudmunder, un re particolarmente saggio e buono che, tagliamo subito corto, se ne accorge subito che lei è una donna, è l'unico ad accorgersene, però visto il valore e vista la forza di questa vichinga, la lascia a corte senza alcun problema. Tra l'altro Ervard diventa amicone di suo figlio. Ofund, infatti, incomincia a nutrire un sentimento particolarmente forte nei confronti di questo vichingo straniero, dalle fattezze particolarmente delicate, perché tra l'altro poi verremo a sapere che Ervor è bellissima, quindi si metteva pure una maschera in faccia per nascondere di essere praticamente una valchiria, ma vabbè, lasciamo perdere. Diventeranno compagnoni e soprattutto Ervard, questo finto guerriero, che in realtà è una guerriera,
diventa uno dei fedelissimi Red Goodmunder che l'accetterà sempre al suo fianco. Tant'è che una sera il re stava giocando a scacchi con un suo astante, gli scacchi vichinghi. Il re stava perdendo e Hervard, sempre tra virgolette, aiuta il re, perché oltre a essere fortissima è anche intelligente, è una specie di Mary Sue, però fatta meglio di Rey Skywalker. Giustamente, per sedersi accanto al re, Hervard, tornata dall'ennesima razzia addestramento, si toglie la cintura e la spada e la appoggia sullo sgabello vicino. Si siede accanto al re, incomincia a consigliare le mosse da fare. Il re incomincia a vincere un astante che stava lì vicino, però voleva vedere Tirfin, questa spada che la guerriera utilizzava per vincere ogni battaglia in nome del re Goodmunder, la voleva vedere come splendeva di luce, perché tra le altre abilità c'è proprio questa, la estrae. Qui la saga non è chiara al riguardo, perché secondo alcune interpretazioni probabilmente è il possessore a essere maledetto dalla brama di sangue di Tirfing. Secondo altre interpretazioni potremmo immaginare che Ervor, la nostra ragazza, volesse evitare che la furia di Tirfing contagiasse chi erroneamente l'aveva estratta. Fatto sta che quando sto tizio estrae la spada, Ervor si scatena, salta addosso al tipo, gli strappa la spada di mano e gli taglia la testa, infrangendo ogni regola di non belligeranza e di ospitalità all'interno della corte di Goodmunder e lasciando allibiti sia il re che Ofund, suo figlio e caro amico di Ervor. La ragazza deve scappare, perché altrimenti finirebbe a essere uccisa dalla moltitudine di guerrieri, oppure a uccidere i guerrieri presenti alla corte di Goodmunder, e lei non vuole, sono i suoi amici. Quindi scappa, e re Goodmunder dice: non la inseguite, perché la vendetta su quel ragazzo varrebbe come la vendetta violenta su una donna, non rivelando però che lei è effettivamente una ragazza. Evidentemente uccidere una donna in battaglia non era considerata una cosa valorosa. Vabbè, lasciamo perdere questi discorsi. Passano alcuni anni e Ervor continua qualche anno di razzia, poi torna a casa e si dedica a tutte le arti che non aveva mai appreso perché non interessata. Si dà alle arti femminili, quindi le arti di casa, taglio, cucito, tiene le fattorie. Diventa una bellissima donna, tanto bella che i rumori della sua bellezza arrivano fino alla corte di Red Goodmunder. Non è chiara anche questa cosa se Ofund sapesse, in qualche modo il padre gli avesse rivelato, che Ervor e Ervard erano la stessa persona, e quindi Ervard, il suo compagnone, in realtà era una bellissima fanciulla. Fatto sta che Ofund si recherà a casa di Ervor, i due si innamoreranno e si sposeranno, con Ervor che a questo punto ha placato gli animi, si è stancata e ha capito che Tirfing non è quella gran spada che si aspettava, è una spada maledetta che, se lasciata libera di agire, avrebbe portato alla fine della sua stirpe. Per questo Ervor si placa un po' e alla fine si sposa con Ofund. Diventa praticamente la regina del piccolo regno in Norvegia di Re Goodmunder e ha due figli, due piccoli figli. Tra l'altro uno di questi figli darà il nome alla saga. Il maggiore sarà Argantir e il minore sarà Eidrik. Il maggiore si chiamerà come suo nonno, in onore di suo nonno, ma sarà tale e quale a suo padre, perché Ofund passerà alla storia come un re saggio, giusto, equilibrato e pacato, e così e stava crescendo Argantir, mentre Eidrik è il degno erede della parte femminile del suo albero genealogico, perché sarà identico a sua mamma e identico a suo nonno e ai suoi prozii. Sarà violento, casinista e desideroso non solo di rivalsa, ma anche di avere ciò che è suo di diritto, secondo lui, la spada Tirfing. Ed è qui che ci fermiamo per questo video, perché saranno le avventure di Eidrik a occupare tutta la storia del prossimo video, perché sono tante e c'è tanta ciccia da dire, quindi per questo mi fermo qui. Noi ci vediamo al prossimo video, ma soprattutto ci vediamo al prossimo video di Armi Mitologiche, questo sabato, dedicato a Tirfing, per specificare meglio quali sono le abilità, i poteri e la maledizione di questa spada, oltre che all'enorme impatto culturale che ha avuto questa spada nel mondo fantasy moderno, perché se c'è una spada maledetta in qualsiasi fumetto, libro, film fantasy, è merito di Tirfing.
sostanzialmente questo. Ma ne parleremo nei prossimi video. Io vi ricordo di andare a visitare il profilo di Gabriele di Mazzart, linkato in descrizione, che ha fornito l'illustrazione di questa bellissima spada, e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Grazie per l'attenzione, alla prossima.